Ed è pronto a mettersi all'opera anche Mario Babucci, che si occupa della cassa qui in prossimità della zona coperta, dove inizia l'assalto di coloro che vogliono assaggiare le prelibatezze di questa sagra. Mario, un inizio di prima serata particolarmente caldo. Senz'altro, sì, siamo molto felici perché vediamo che la gente sta rispondendo molto bene, e quindi vuol dire che in memoria la gente ha questa sagra come una sagra dove si mangia bene e dove c'è anche una discreta organizzazione. A proposito di organizzazione, la cosa che possiamo notare, nonostante la grande mole di persone che sono già arrivate, non c'è fila qui alla cassa, quindi questo è sinonimo anche di un meccanismo organizzativo molto efficace. Certo, noi abbiamo un sistema per cui, diciamo, la gente quando arriva trova in segreteria un buono numerato, controlla il suo numero in uscita su un display luminoso, quando è il suo turno si avvicina al computer, fa il buono, fa l'ordinativo, poi a 2 metri paga e poi va seduto e non pensa più niente, perché poi viene servito completamente al tavolo, sia il mangiare che le bevande. Da quante edizioni avete introdotto questo meccanismo che evidentemente ha affinato un'esperienza che vi siete fatti nel corso degli anni? Diciamo che come tipologia, diciamo, operativa, noi siamo partiti da 27 anni fa, cioè dalla prima sagra l'abbiamo impostata in questi termini. A differenza di altri posti dove magari prima occorre trovare un tavolo, che noi il tavolo non esiste, cioè è l'ultima cosa. La gente, una volta che ha pagato, va seduta e viene servita completamente, senza pensare a null'altro. Bene, allora saranno 10 giorni intensi, ma è sempre bello esserci e dare una mano, contribuire alla riuscita di un evento come questo. Certamente, certamente. Come ripeto, ringraziamo fin dalla prima sera tutta la gente che sceglierà ancora per le prossime 9 sere questa sagra, e sperando che tutto riesca alla perfezione.